la box. Giustamente. Ricordo che Nicola l'auto comprò Andre al compleanno di Papi contro da capito, quindi. Ed è iniziato il set e non è un battente a punto, palesemente. Iniziamo subito. È già una situazione molto live. Sono curioso di vedere in che modo giocheranno questi giocatori uno contro l'altro, considerando appunto che si conoscono molto bene e magari vedremo qualche read particolare che non ci aspettiamo proprio perché conosciamo il loro habitat. Evidentemente non ce n'è bisogno perché Dusquid chiude la prima stock. Un po' di jungling a parte di Dusquid, questi a per gioca comunque il danno. Roll-in, c'è quello tsunami kick e questa è un electric perché non hitta. Cerca un Dragon Fist che non va a segno. AB Edgeguard che clank con la B di Kavio. È interessante rivedere questo matchup, dato che entrambi i giocatori hanno appena rigiocato lo stesso matchup nella pool di oggi. Esattamente, sì. l'ho già vista questa cosa recentemente io. Non con questi due player. Spike. Però ha grande vantaggio il Dusquid. Ottima B, tanto danno. Ella al B! Chiudiamo così il primo game con nemmeno un minuto e venti. Questa hitbox è stata qualcosa di particolare, sicuramente. Ma Gandix non è il player che mi aspetterei perdere in così poco tempo. No, dovrei assolutamente molto propenso ad adattarsi. No, questo è anche un po' il Dusquid Factor, dove ogni tanto quando ha le rigiuste il game va cioè, quando ha il momentum, quando vince quell'interazione, tilta la combo. Esattamente, il game va. Va sopra di te, va sopra il di game te. Va. Bene. Andiamo sul game, vediamo che stage è stato piccato. Smashville. Ok. Che è stata una scelta che è venuta anche durante Nicola Yolt, se non sbaglio. Ha proprio preso questo stage specifico. Evidentemente è uno stage che in questo matchup piace a entrambi i personaggi. Comunque se lo fanno andare bene entrambi. Di sicuro il vantaggio qua Ness ha Edgeguard con Yo-Yo e Figa Thunder molto presto per la piccolezza dello stage. E Kazuya a questo presuppongo. Torna? Ma è tornato! Ah, questo è proprio sfortunato per Dusquid. Ci sperava in un reset della situazione a suo favore, ma purtroppo non è assolutamente come sperava. Inizio completamente diverso rispetto a prima. Assolutamente sì. Ma adesso la read non arriva perché c'è il attack-in di Gandhi. Il tempino purtroppo del Demon God si era sbagliato. Vediamo se Dusquid riuscirà a trovare la kill in tempi stretti. Questa B ha rischiato di farlo andare in SD, è andato molto basso. The Fire prende lo spot dodge, situazione di offstage, arriva lo Yo-Yo che non killa perché l'hitbox iniziale della B è molto più forte del resto e riesce a clankarci e il backer prende lo spot. Vorrei dire che Ivanish, però il danno su Dusquid è molto alto. Ma non importa, perché la Rage tanca tutto quanto, ragazzi. Nonostante l'SD iniziale non è così lontano dall'essere in. No, infatti. E potrebbe arrivarci adesso, infatti. Ma non è arrivato, perché Gandhi con un ottimo tempismo di movement riesce a evitare la conferma. E questa è una buona punish. Ottimale sulla B di Kazuya da Dusquid. E questa però mi sa che è una kill. Ritorniamo even. È un avanti e indietro costante, si vede che questi player si conoscono. Gandix lo vedo molto sotto pressione. Yo-Yo, base che interrompe, torna in secondo un doppio salto. Ah. Ma ha usato il side B, il salto ce la va ancora. Non so se ha recuperato il salto, non credo. E il ruppe il peccato portato. Per la erba. Ed è 1-1. Nonostante la vittoria di Gandix, non so quanto mi sentirei tranquillo, fosse al punto solo, dato che
ha perso una stock per questa sfortunata air dodge e gli ha praticamente regalato una stock in quelle, quindi ha da stare molto molto attento. Assolutamente, Gandix deve vedere queste situazioni come un aiuto e non come la costante di questo set, perché altrimenti rischia di adagiarsi troppo sugli allori e lo distruggerà questa cosa. Ma Gandix non è il tipo di player che penso prenda sotto gambe il suo avversario, quindi dubito che non dovremo giocare su cose molto banali. Bene, torniamo, Nes Kazuya, e vediamo lo stage pick. Snow bot, ok. Come al solito, appunto, penso che Iban, il caso è talmente polarizzante che Iban sarà sempre stati soliti, cioè per Kazuya tra i Platz e per Ness le 3 RP. Sì, decisamente. Anche se comunque questo stage dovrebbe essere abbastanza buono anche per Ness. Grazie alla piattaforma laterale. Grazie alle piattaforme laterali, fatta tanta pressione verso il centro con Figure Fire, che lagga poco. Provato una read sul laser che non è andata, e qui ho cercato di nuovo un SD con Gandix per cercare il reset. No, e qui probabilmente... Penso che non l'abbia fatto apposta, secondo me da Squid ha premuto per entrare in, e sapendo ciò che è successo poco fa, anche se forse da Squid avrebbe voluto premere per andare out e fare SD. Può essere, anche perché... se non sono così sicuro che forse su Small Buffet riesca a tornare con questo. No, infatti è molto più bassa comunque. Ma ottimo jab block, potrebbe essere la fine, invece no. Arriva la Rich Drive, potrebbe contrastare completamente la cosa, ma non è vero, perché questa back throw quasi prende lo stop. Momento incredibile da parte di Gandix ora come ora. Guarda la Rich Drive, è questo 60% per Gandix. Vantaggio veramente incredibile per il next player. Dusky dovrà veramente cercare quelle hit buone se vuole ribaltare il risultato. Questa non è bastata ancora, ne servirà un'altra ancora. Deve cercare tante lead, non è una buona situazione per lui. Game totalmente ribaltato rispetto agli ultimi due che abbiamo visto. Assolutamente sì. Dove rialta. Due pichitane per agganciarsi, cerca di contestare il ledge trap. Il jab che non saranno da segno, un pick e fire. Molto battente Gandix. Sto vedendo forse... spazientire dato che a 150 non sta riuscendo a trovare la kill. Sì, sto vedendo forse un po' di situazioni di... Così, c'è poca pazienza da parte di Dusky con questi roll, questi AP. Sembra che stia veramente cercando la kill, e qui nemmeno col ferro è riuscito a evitare la B. E lascia attaccare alla fine, riesce a prenderlo. Purtroppo Duskid, purtroppo ma per fortuna, qui si trova 100% con una storia di svantaggio, ma è comunque un Kazuya, quindi serve davvero poco se vuole ribaltare la situazione. Torna alto, vuole evitare la per, non viene giocato e riesce a risettare in neutral con un electric. Vediamo Gandix come sta giocando totalmente attorno alle piattaforme, perché non vuole essere aggrabbato, e questo backer toglie la stock ed è 2-1 per il next player. La strada si sta spianando verso l'eliminazione di Dusky in questo momento. Che può essere eventualmente una buona preparazione per il caso, e lo aspetterebbe dopo. Ricordiamo anche l'incredibile run di Gandix al Pakis Birthday Bash, dove ha upsetato Mirko finendo in Grand Final contro Wage. Sarebbe veramente curioso vedere cosa potrebbe fare adesso in questo torneo, ritornando anche partendo da un riaffronto di NFL. Ma vediamo prima come finisce questa set. Ritorniamo su Small Battlefield, un nuovo pick di Battlefield. Ricordiamoci che inizio contro questo è contro Nicola, e poi ci troveremo Yolt e Mirko che stanno aspettando di giocare in Winner Final. Back chase, pick e fire, Magnet, e purtroppo sbaglia la conferma e arriva in strike. Recupera tutto con pochissimo, con un single reversal. Purtroppo ho dovuto spiegare la sua mossa più forte, ma direi che la situazione chiamava perché ciò finisse. E la B e prende la hit. Gandix un po' infastidito da questa conferenza che è appena successa, probabilmente non ha risposto nel modo in cui era partito molto bene, un po' di tempo ha buttato via tutto. Esattamente, però questo back throw riesce a riportare la situazione subito in finisce. Abbiamo la situazione di disadvantage per Dusquid. Non riesce a uscire da questo juggling. Gandix non ha intenzione di lasciare che Dusty abbia opening per pressarlo con gli electric. Infatti subito si ritira sulla pista. Perché era arriva il rage drive.
molto pericoloso. Sembra che Gandrix abbia capito abbastanza bene il game file che deve avere. Tutte le situazioni, anche se ogni tanto quando si lascia andare rischia veramente di buttare tutto all'aria. E questa è sorprendente il kill. Una stock sola rimasta ad Asquid in questo torneo. Dovrà sfruttarla benissimo perché rischia veramente che questa sia la sua ultima occasione per rimanere nello Smash Masterclass 3 dopo la sua ottima run al torneo. E ricordiamoci che gli è garantito il quinto posto se dovesse perdere adesso, che è un risultato eccezionale. Il Fire Clank con la perdita di Kazuya. Torna subito sulla platta, Kazuya cerca di incontrastarlo ma non riesce con il suo per. Adesso veramente c'è Gandis con questi movimenti da un servizio. È ciò che gli serve. Sì. Yu-Gi-Oh! Contrastato dal laser, riesce a tornare al ledge. Va per Magnet, arriva il Fer. E la B che non hitta. È al 123%, ha perso il range. È veramente poco. Orribile! Voleva arrivare un grande, non è arrivato! E questo è killato! Tutto even! C'è tutto l'occasione even di Dasquid di terminare questo slam. Ma il Black Air la porta a casa e Gandix si porta in Loser Semis. Loser Semis contro NFL. Un abbraccio da parte dei giocatori. Dasquid quinto posto assolutamente meritato.